Ciao ragazze, oggi vi faccio il video tutorial su queste unghie nero rosso. È una base tutta rossa, sfumata poi tramite il metodo della nail sponge art, con del rosso un po' più scuro, e fatte sul lato delle linee nere e passate poi dei brillantini di sopra argentati. Quasi a coprire queste linee. Andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Allora, per realizzare questa nail art ci servono smalto trasparente, smalto rosso, un altro smalto rosso più scuro, smalto nero, smalto con i brillantini, e il pennellino dalla punta fine. Allora, io ho già steso la base trasparente e la base rossa, e quindi ora devo andare a fare l'effetto sfumato con questo colore più scuro. Per farlo serve una spugnetta. E che cosa faccio? Prendo lo smalto rosso col pennellino e vado a applicare un po' di smalto qui sulla punta della spugnetta. Dopodiché vado a tamponare il tutto sull'unghia fino a sfumare il colore che c'è già alla base più quello che sto applicando. Così non si vede molto la differenza. Se volete fare un effetto più visibile, come nel mio caso, potete ripetere l'operazione. Già ora si nota di più. E facciamo la stessa cosa sul resto delle unghie. Dopo aver fatto asciugare, prendo il pennellino sottile e lo smalto nero e vado ad intingerlo nello smalto. E traccio due linee così. Dopodiché traccio due linee così. E faccio la stessa cosa su tutte le altre unghie. Dopo aver tracciato le linee nere, il risultato deve essere questo. Lasciamo asciugare molto molto bene. Dopo aver fatto asciugare, prendiamo il nostro smalto con i brillantini. E lo passiamo sopra le linee che abbiamo fatto. Ne passiamo uno strato molto 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 abbondante, quasi a coprire il lavoro fatto in precedenza. In questo modo. Così.
Vedete? Le linee nere non sono più visibili. Si intravede qualcosa di nero, ma non ben definibili. Facciamo la stessa cosa sul resto delle unghie. Ok. Il risultato è questo. Vi faccio vedere tutte le unghie. Si mette a fuoco. Quindi queste sono le unghie terminate. Vi metterò ora le foto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Ciao ragazze!